Sono Valentino Pessolano, ci troviamo nel comune di Grumento Nova. L'azienda si chiama Azienda Pessolano. Siamo partiti con l'azienda per orgoglio negli anni 80. 10 vacche e c'erano, quando comprai l'azienda, c'erano anche 5 pecore. Poi negli anni siamo cresciuti, ho incominciato a costruire delle stalle nuove. All'inizio del 2000 ho incominciato con le bufale ed erano tutto insieme nell'azienda che si trova nel comune di Viggiana, dove ci sono le vacche. Successivamente ho incominciato a costruire questa struttura con sacrifici, con manovalanza personale dei miei figli. Devo ringraziare mia moglie che mi è stato vicino, ringrazio i figli e piano piano l'abbiamo costruito. Questo scavo l'ho fatto con i mezzi miei propri. Dopodiché nel 2017 ho incominciato a trasferire le bufale in questa struttura e oggi ci troviamo con un bel numero, circa 350, che sono in lattazione intorno ai 140-150. L'azienda dove ho iniziato, dove oggi ci sono le vacche, che sono circa 350 e che sono in lattazione intorno sempre ai 140-150 capi, e che abbiamo un risultato eccellente grazie al mio veterinario. Per quanto riguarda le vacche, abbiamo una produzione intorno ai 35-36 litri, con grasso intorno a 3,9-4 e le proteine intorno a 3,6-3,7. Il PR siamo a 23. Per quanto riguarda la produzione di latte di bufalo, ci troviamo con il grasso a 8,2 e le proteine a 4,5, in una produzione giornaliere di 11,5. Questi risultati è frutto di 10 anni di lavoro in piena collaborazione con il dottor Paoletti e il dottor Giuseppe Ponzio, veterinario aziendale. I buoni risultati sulla fertilità è frutto dei prodotti Tecnozoo, in particolare il Dry Cow Fertil. Per stabilizzare la razione tutto l'anno utilizziamo Agecon e Tox Absorber. La mia ambizione è di arrivare circa 1000 capi. Vorrei lavorare ancora per 30 anni e poi successivamente se la devono gestire i figli e i nipoti, che loro devono portare avanti la struttura che io ho creato.